Ivano lavora con me da 8 anni, è arrivato nel 2006. Subito il primo incontro è stata un'empatia a prima vista fisica e di cuore. Sono il dirigente scolastico dell'Istituto Capirola di Leno, mi chiamo Ermelina Ravelli e sono in questa scuola famiglia, casa mia quasi, vorrei dire quasi 40 anni, infatti quest'anno è il quarantennale. Come svolge il lavoro Ivano? Non ha mai fatto un giorno di malattia. L'aspetto che mi preoccupava un attimo, ma potrà avere a che fare quotidianamente con studenti, con docenti e quindi un incontro anche pubblico? Ma la risposta fu subito senza limiti. La professionalità subito dimostrata. Accanto a una professionalità, la voglia di essere protagonista e quel senso di appartenenza in una grande baracca a scuola che non aveva conosciuto e via di seguito è stata la sua impronta immediata dall'inizio del suo arrivo presso il Capirola. Questa sua attività sportiva fuori dall'ambiente scolastico, certo, sapere un trapianto, un trapiantato di cuore, così determinato, che fa anche questi sforzi fisici che una persona normale magari non riesce, mentre lui al mattino poi alle 7 è al lavoro, la domenica ha fatto tutta questa attività. So anche se non mi diceva tutto, però un altro collega va in bicicletta con lui. E quindi ho anche la testimonianza, questo li brucia tutti. Lui è in prima, dove prende la forza? Sarà una forza d'animo per la sua determinazione, testardaggine? Vorrei quasi dire che non si pone limiti, però nel contempo Ivano è anche una persona molto attenta, che segue le regole, fa i suoi controlli, quindi un versante quasi di spregiudicatezza. Io corro, io vado, nessuno mi ferma. Però poi accanto c'è l'uomo rigido, questo mi hanno detto di fare, questo è il controllo, queste sono le regole e le segue, diciamo, correttamente. Potrebbe essere l'uomo che tutti vorrebbero sposare, perché è perfetto, è sport, coinvolge i ragazzi, ha sempre il sorriso, però quando deve dire no perché il no va detto, a Ivano il sì non esce, non uscirà mai. Non lo so se il cuore che ha avuto è un cuore triplo, un cuore, non lo so, però c'è un cuore fisico, ma è sostenuto da un grande amore per quel che fa, per la vita e vedo come affronta i ragazzi, ma soprattutto come è riuscito a coinvolgerli in un percorso. La vita la dobbiamo vivere e cerchiamo di viverla nel miglior modo. Però questa è una testimonianza costante che in una scuola penso che sia una risorsa che tutti vorrebbero avere, quindi è una persona molto molto di riferimento per me, per i docenti, ma soprattutto anche per i ragazzi. Sanno che l'ufficio stampa è un'altra camera accesa su tutto l'istituto e il faro è Ivano.